Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: spunta un terribile caso sul set di Mare Fuori, quello che è successo lascia tutti senza parole, è davvero impensabile. Punto è tra le serie TV del momento, Mare Fuori. Andata in onda per la prima volta nel 2020, il telefilm ambientato a Napoli ha saputo facilmente conquistare l'attenzione del pubblico italiano. E il motivo non è tanto difficile da comprendere. La serie, infatti, non solo racconta la storia di giovani ragazzi che, in seguito a diversi reati più o meno gravi, vengono rinchiusi all'interno dell'IPM istituti penali per minorenni, ma porta a galla anche la loro voglia di riscatto e di rinascita. Attualmente in onda con la sua terza stagione, Mare Fuori continua ad essere sulla bocca di tutti. Se, però, fino a qualche giorno fa, non si parlava altro di Rosa Ricci, Carmine Di Salvo ed Edoardo Conte, da qualche ora fa parecchio discutere l'indiscrezione lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Stando a quanto si apprende da una sua recentissima Instagram Stories, sembrerebbe che sul set della serie TV sia accaduto davvero l'impensabile. Punto fate molta attenzione, però, quanto detto dall'amata campana non ha ricevuto né conferma né smentita da parte dei due diretti interessati. Si capisce chiaramente, però, che un caso del genere ha fatto immediatamente parlare tutti, facendo il giro del web. Scoppia il caso sul set di Mare Fuori, quello che è successo è clamoroso. Il web è pieno di gossip e di voci di corridoio. E se fino a qualche giorno fa il rapporto tra Elodie ed Emma Marrone è finito sulla bocca di tutti, adesso a fare parecchio chiacchierare è la storia d'amore giunta al termine tra un attore di Mare Fuori e la sua compagna. Leggete un po' cosa ha spifferato Deianira Marzano sul suo Instagram ufficiale. L'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, come si legge, è davvero chiarissima. Sembrerebbe, infatti, che una coppia sia scoppiata dall'oggi al domani in seguito a quello che è successo sul set di Mare Fuori. Dalle sue parole, infatti, si intuisce che un attore della serie TV abbia manifestato un certo interesse nei confronti di una sua collega, anche lei impegnata nella vita reale, suscitando la reazione della sua fidanzata. Da come si può chiaramente vedere dall'Instagram Story condivisa in alto, i nomi dei diretti interessati non sono stati affatto svelati. Alcuni utenti web, però, sono convinti che la Marzano stia facendo riferimento a Massimiliano Caiazzo, l'attore che nella serie TV interpreta il giovane Carmine Di Salvo, ed Elena Damario. Seppure i due non abbiano mai confermato o smentito le voci di corridoio, infatti, sembrerebbe che i due si siano frequentati per tutta l'estate. Ad oggi, però, pare che la loro relazione sia giunta al termine da qualche settimana. E che a prendere una decisione del genere sia stata proprio la ballerina professionista di Amici dopo aver saputo quanto successo sul set di Mare Fuori. Ovviamente, come dicevamo poco fa, quella raccontata da Deianira su Instagram non è altro che un'indiscrezione, che, per il momento, non è stata assolutamente presa in considerazione da parte dei diretti interessati. Qualora fosse la realtà, però, vi sarebbe piaciuta la coppia formata da Elena e Massimiliano? Anticipazioni seconda puntata del 22 febbraio. Manca pochissimo alla seconda puntata di Mare Fuori su Rai 2, ma siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni? Nel primo episodio di mercoledì 22 febbraio, intitolato Doppia Vendetta, Edoardo Conte continua a fare di tutto per convincere Oppirucchio a vendicare l'inganno di Mimmo, arrivando addirittura a minacciarlo. Se Gaetano non uccide il giovane, infatti, dovrà iniziare a fare a meno della sua famiglia. Nel frattempo, però, anche per Nadizza e Filippo iniziano a sorgere i primi problemi di coppia. I due, infatti, continuano a vivere alla giornata dopo essere scappati dal carcere, ma molto presto si troveranno completamente senza soldi. Infine, nell'IPM entrano tre nuovi ingressi, Doberman, Micciarella e Cucciolo, scagnozzi di Edoardo.
nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo L'amore che salva, Mimmo, incoraggiato da Donna Wanda, tenta il tutto per uccidere Rosa Ricci. E, cogliendola di sorpresa in bagno, tenta di impiccarla. A difesa della giovane, però, arriva Carmine, che compie un gesto davvero inaspettato. Nel frattempo, l'arrivo dei tre amici fidati di Edoardo in carcere non passa assolutamente inosservato tra i ragazzi, creando dei veri e propri dissapori tra tutti. A peggiorare ancora di più la situazione, però, c'è l'arrivo di Sofia, la nuova educatrice dell'IPM. Insomma, si capisce chiaramente comprendere che la seconda puntata di Mare Fuori sarà una puntata ricca di colpi di scena a cui non si può assolutamente dire di no. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.